l'Italia! Evviva l'Italia, bravi! Assolto Acerbi! Juan Jesus, sei un cazzone! Te l'ho detto subito io quel giorno! Sei un cazzone! Dovevi fare un bordello, sei un bugiardo e ti sta bene! Bravi! Bravi! Questa è l'Italia! Vi leggo le parole della sentenza. Assolto Acerbi, la sentenza del giudice sportivo. Non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto. Quindi ha detto veramente ti faccio nero. Bravo, bravo Acerbi, grand'uomo, bravo, bravo, bravissimo. Non contano le maglie qua, qua non contano le maglie. Ma io la prossima volta che succede un fatto di razzismo, muti tutti. Tutti muti, avete scagionato tutti, tutti, potete dire il cazzo che volete, i tifosi no, quelli in campo possono dire il cazzo che vogliono, brava, bravissimo, bravo giudice sportivo, bravo, ancora una volta, non si fa un cazzo in sto paese, ancora, ancora che ci credete, sei no to racism, rifiutate di mettervi la fascia nera al braccio, rifiutate! Rifiutatevi, tanto non serve a un cazzo, due pesi, due misure, rifiutatevi dalla volta prossima, non sei noto il razzismo, si mettono braccio e braccio, andate a cagare, andate, zero, zero, assolto, 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 questo mi fa venire un nervo che veramente, assolto, adesso mi raccomando, questi qua erano in chiara ed evidente emergenza, in difesa, assolto, quindi adesso voi interisti che siete fratelli nel mondo, vero? Siete fratelli nel mondo, ma non ha detto niente, Acerbi in campo me lo dovete mettere, coerenti, coerenti adesso, in campo contro l'Empoli dovete mettere, e i tifosi se siete gente, se siete uomini, lo dovete fischiare, ma tanto di sicuro non farete niente, perché voi siete fatti così. Voi siete fatti così, siete fatti schifo, mi fate schifo tutti, mi fate schifo, fate vomitare. Io da ora in poi andrò allo stadio e il primo che mi rompe i coglioni se faccio ululati lo prendo a calci, lo prendo a calci. Muti tutti dovete stare, muti, muti, muti dovete stare, perché non ci sono prove e non ci sono mai prove qua. In sto paese non ci sono mai prove. Se non ci sono prove, non ci sono prove. Tanto la sentenza del giudice sportivo dice non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo ragionevole di ragionevole certezza circa il contenuto, quindi ha detto veramente quello che è durato 4 giorni Acerbi per poi uscirsene, ovviamente si sarà consultato con gli avvocati, si sarà messo d'accordo su dire quello che aveva detto e ha detto ti faccio nero, quindi caro Juan Jesus, la prossima volta invece di fare l'uomo fai il pezzo di merda che ti conviene di più, tanto in Italia i pezzi di merda vanno avanti, i pezzi di merda vanno sempre salvati, gli viene sempre parato il culo ai pezzi di merda. Acerbi, bravo, tu sei un uomo con la U maiuscola, con irresponsabilità massima, i livelli massimi, adesso io ve lo voglio vedere che lo mettete in campo. Lo dovete mettere in campo sabato contro l'Empoli, domenica quando cazzo giocate lo dovete mettere in campo, lo dovete mettere in campo. Punto e basta, e mi raccomando, se mai dovesse fare un gol, applauditelo. E quando quel coglione lì di Mengozzi, come si chiama, dice Francesco, voi gridate Acerbi, gridatelo. Siate orgogliosi di quello che ha fatto quest'uomo, siate orgogliosi, perché questo siete e questo valete. Merde di mamma mia che schifo, quando ho letto sta sentenza, guarda, stavo aspettando apposta l'argomento per fare il video, erano le 4 del pomeriggio, ho detto ma sì, oggi non farò niente, tanto non c'è neanche di chissà che cosa parlare, e invece è uscita la sentenza il martedì, adesso questi qua ovviamente giocheranno, gli manca Acerbi, gli manca De Vrij, gli manca Sommer, ma non vi preoccupate, vi tendiamo la mano, giudice sportivo, interista pure lui, Gazzetta dello Sport, vuole di nuovo Pioli, riandiamoli Pioli, al Milan si tiene Pioli, l'Inter compra Gudmundsson e Kim, e questa è la ciliegina. Questa è la ciliegina sulla torta, non si aspettava altro, tanto si sapeva che finiva così, no? Altro che Taraluce e vino, altro che Taraluce e vino. Adesso, visto che questa roba qui non è stata appurata, Acerbi dovrebbe chiedere i danni per diffamazione per Juan Jesus, visto che ha ragione lui, dovrebbe chiedergli i danni a Juan Jesus, si è inventato tutto, Juan Jesus, sei un bugiardo,
Tu sei un bugiardo, va bene? Oh, ma ti sta bene, ti devo dire la verità, ti sta bene. La prossima volta, invece di fare l'uomo e di fare l'amico, fai su un macello, fai. Tanto non succede un cazzo lo stesso, perché non succede un cazzo lo stesso. Ma mi raccomando, fai il pezzo di merda, fai il pezzo di merda, prendi. Mi raccomando, guardate quello che è successo ieri a Vinicius. Guardate quello che è successo ieri a Vinicius, che è andato davanti alle telecamere a piangere, che non ce la fa più, vuole soltanto giocare a calcio, invece lui ci soffre. Gente che ci soffre, invece Juan Jesus ha voluto affrontare l'ha voluto affrontare di petto. L'ha voluto affrontare di petto. Per me finisce tutto sul campo, e invece sei stato cornuto e mazziato. Bravo, bravi a tutti, bravi. Bravissimi. Qua si conclude per forza, gli applausi ci vogliono, ragazzi. Qua, questa è l'Italia. Guardate che cazzo di esempio che portiamo all'estero, ragazzi. Che schifo di paese. Che schifo di paese in cui siamo, in cui viviamo, dai piani più alti alla fine ai piani più bassi. Uno schifo di paese, un paese di cui mi vergogno dal primo cittadino fino all'ultimo. Io mi vergogno di questo paese. Mi vergogno di essere italiano. Veramente uno schifo senza fine. Non c'entra un cazzo la maglietta, però purtroppo si parlava di un giocatore dell'Inter. Oh. Ci fosse stato Theo Hernandez o che cazzo ne so, un Gatti, un Locatelli, un Chiesa, non lo so. Se ci fosse stato, voglio proprio vedere se ci fossero stati questi giocatori qua, se si sarebbe adottato lo stesso punto di giudizio. Complimenti, bravi, bravi. Questa è l'Italia, ragazzi. Per quello io poi dopo non voto, non mi fa schifo tutto, non pago multe, non pago un cazzo, non ho niente intestato, non ho casa intestata, non ho macchina intestata perché sto paese è una merda. Io più posso metterglielo nel culo al prossimo e meglio sto. E meglio sto! Perché questa è l'Italia! È questa! E gente ancora che crede nella, tra virgolette, democrazia. Qua chi ha i soldi va avanti! Qua si può, con i soldi puoi comprare l'innocenza! Lo capite sì o no? Con i soldi voi l'innocenza la potete comprare anche da. Ma ci metti in mezzo anche Daniel Alves! Ci metti in mezzo anche Daniel Alves! Come si dice? Sentenziato, accusato di stupro, ieri su cauzione da 1 milione di euro è uscito dal carcere. È uscito dal carcere su cauzione da 1 milione di euro. Io che non ce l'ho 1 milione di euro, devo stare 9 anni in carcere. Vabbè, questa è l'Italia, ragazzi, il paese meno meritocratico del mondo. E purtroppo chi ha il potere la fa sempre franca. Un bacio, ciao a tutti, statemi bene. Bravo Acerbi, bravo.